Ehi, lo sai che su Fandomio puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Kevin Feige potrebbe averci dato un indizio sul futuro di Spider-Man 4 con Tom Holland. Una piccola cosa che forse vedremo all'interno appunto di questo film e si tratta del lavoro, di quello che potrebbe appunto fare Peter Parker. In questo momento, ora che è rimasto completamente da solo. Dunque, Kevin Feige ha parlato del fatto che gli piace tantissimo che nei fumetti Peter fa l'insegnante o lo scienziato, insomma, gli piacciono questi due aspetti, questi due lavori del personaggio. E quindi, siccome parliamo di Kevin Feige, non di uno qualsiasi, parliamo di colui che si occupa dell'MCU. Probabilmente questo è un indizio su quello che vedremo nei prossimi film. Ora, in No Way Home, Peter voleva andare al college, all'università, insomma, quello che era, ma probabilmente potrebbe aver cambiato un po' i suoi piani. Ora, non avendo Happy da sua parte, non avendo zia May, non ha un sostegno economico e quindi magari Peter sarà costretto a lavorare direttamente. Certo, per fare l'insegnante dovrebbe studiare, dovrebbe laurearsi, però per quanto riguarda lo scienziato, forse, ma qui la sparo un po' così. Potrebbe anche essere perché, ad esempio, nel gioco di Marvel Spider-Man, Peter è una sorta di aiutante per Octavius che, insomma, lo paga e con i soldi che riceve, appunto, nel fare l'aiutante di Octavius, si può pagare, appunto, l'appartamento. Questo almeno è quello che vediamo nel gioco di Spider-Man. Tra l'altro, mi sembra che nel gioco di Spider-Man Peter è anche laureato, ma non ne sono sicuro. In ogni caso, insomma, potrebbero proporre una situazione molto simile. E quindi ecco perché quello che ha detto Kevin Feige forse non è una cosa tanto campata per aria, forse la vedremo davvero. E sarebbe interessante anche perché è un aspetto che nei film di Spider-Man non abbiamo mai visto. Bene o male, quello che abbiamo visto nei film è Peter che fa le foto per Jameson. Questo lo vediamo anche in The Amazing, anche se in maniera molto lieve. Nella trilogia di Raimi si vede tantissimo, Maguire nei suoi film fa anche il fattorino delle pizze, ma a parte questo, non credo tra l'altro che Tom Holland possa fare le foto per Jameson. Mi sembra improbabile, impossibile, anzi io credo che lo Spider-Man Tom Holland odia tantissimo Jameson perché quando si è scoperta la sua identità è stato veramente una spina del fianco e non credo che porterebbe delle foto a qualcuno che vuole effettivamente smascherarlo, perché il Jameson di No Way Home a fine film, quando poi tutti si dimenticano chi è Peter Parker, vuole comunque ancora smascherare Spider-Man. Quindi credo che sia una cosa completamente diversa da come l'abbiamo vista nei film e in alcuni fumetti, questa storia insomma di Peter che porta le foto a Jameson. Secondo me qui ci sarà soltanto un odio reciproco tra Jameson e Peter Parker. E quindi, insomma, è un aspetto interessante, vorrei vederlo effettivamente. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere questo aspetto, se vi piacerebbe, insomma, vederlo un po' come l'hanno fatto anche sul gioco di Insomniac per PS4. Tra l'altro, secondo me stanno prendendo molto, ma molto spunto dallo Spider-Man di Insomniac. E non sarebbe per niente male, già il fatto che hanno cambiato il volto nel gioco e l'hanno fatto sembrare molto Tom Holland, secondo me piano piano stanno creando una sorta di collegamento tra il gioco e il film dei film di Tom Holland, ma qui ovviamente la sto sparando un po' a caso, però secondo me entrambi stanno, come dire, in un certo senso contagiando l'altro. Iscrivetevi al canale su Twitch e tutti gli altri social, iscrizione, mi raccomando. Iscrivetevi per essere aggiornati sulle prossime news che arriveranno, come sempre in questi giorni e a brevissimo, perché le news escono così, ragazzi, quando meno te l'aspetti, fra 5 minuti, fra un'ora, fra una settimana, arrivano, arrivano. Quindi iscrivetevi per essere aggiornati. Fatemi un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.